piacere, noi abbiamo in collegamento telefonico il comandante Aldo Terzi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno comandante. Allora, Buongiorno. dicevamo un bilancio, un ultimo bilancio, potremmo dire, per quella che è la situazione ad oggi della Guardia Forestale. Sì, oggi facciamo questo incontro rivolto soprattutto agli amministratori, ai colleghi delle forze di polizia, a tutti i responsabili delle strutture statali e non statali di Rimini, per fare il punto di questi 10 anni e per dare anche un po' di anticipazioni, insomma, di raccontare un po' quello che succederà dal 1º gennaio. Un bilancio anche di 10 anni, un po' di attività per ricordare quanto è stato fatto finora dal Corpo Forestale e anche per spiegare cosa cambierà tra qualche settimana. Esatto, perfetto, ha sintetizzato benissimo. Allora, ci racconti un po', intanto di questi 10 anni, quali sono gli aspetti? Immagino tanto dovendo preparare la conferenza di oggi, ho cercato di mettere l'uno dietro all'altro per, insomma, dare un po' il segno, il passo di questo lavoro. Dai, con un po' di fatica, a parte i vari dati importanti sul numero di controlli, eccetera, mi piace ricordare due immagini, una quella della nevicata in Val Marecchia, dove ho questi forestali sui tetti che buttano giù la neve, insomma, che sparano la neve, perché mi sembra, insomma, un buon modo di ricordare la vicinanza alle popolazioni, alle persone. E poi l'immagine del lupo Sitch, perché nell'ambito del lupo, appunto, che è stato ritrovato e poi liberato in Val Marecchia, oppure quello dei cavalli recuperati da morte certa nella fattoria di Sant'Arcangelo, insomma, Esatto, in quell'allevamento lager, se non sì, ecco, ricordo male, sì. queste immagini qua insomma, mi rimangono, perché mi sembra che l'attività di comunque di tutela verso gli animali sia stata importante. Partire Quindi da delle siamo. immagini che sicuramente danno un po' anche davvero l'idea, no? Del vostro lavoro quotidiano al fianco delle persone, anche appunto della fauna, della flora, come si chiamano in Sì, gergo. fauna e Ma flora, sì. due numeri, comandante, così non ne diamo di più perché poi altrimenti sono difficili da raccontare attraverso la radio, ma due numeri significativi di questo bilancio. Allora, guardi, possiamo senz'altro dare, potrebbe essere significativo il numero dei controlli fatti in questi 10 anni di attività, perché praticamente arriviamo a 35.993 controlli, quindi siamo a quasi dicembre, diciamo che arriveremo a 36.000 controlli nei 10 anni. E poi un altro dato interessante potrebbe essere il totale delle sanzioni amministrative che sono state fatte in questi 10 anni, che si parla di 1.305.600 euro di sanzioni, oppure, non lo so, l'attività di indagine con quasi 450 notizie di reato su argomenti anche abbastanza complessi, quindi notizie di reato abbastanza Importanti. importanti. Comandante, adesso insomma c'è questa svolta per la storia del Corpo Forestale. Ecco, come funzionerà questo accorpamento, diciamo così, dal 1º gennaio? Allora, dal 1º gennaio entreremo, appunto, verremo assorbiti nell'arma dei carabinieri e faremo parte di una specialità, cioè di una specialità dell'arma che si occupa di ambiente e di agroalimentare, e dove verranno inseriti anche il nucleo ecologico dei carabinieri e il nucleo antifrode. E in pratica il 1º gennaio cambierà poco, nel senso che il comando provinciale si chiamerà Gruppo Carabinieri Forestali di Rimini. I comandi di stazione si chiameranno Stazioni Carabinieri Forestali di Nuova Feltri, Appena Bili, insomma, nelle varie stazioni. E appunto di fatto faremo parte di questa nuova unità dell'Arma dei Carabinieri, che si chiama Comando Unità per la Tutela Forestale Ambientale
e agroalimentare carabinieri. Cioè, scrivere un sottopancia sarà complicatissimo, comandante, ma Sì, è una cosa, ma soprattutto sarebbe no. CUSAR, quindi sono un Esatto, po' complicato. immagino anche l'acronimo sia complesso, ma a Però livello vedo che ormai. logistico cambia qualcosa, cioè il numero di uomini, i riferimenti, i luoghi anche, quindi non so, le stazioni, così come il vostro comando, cioè ci sono anche cambiamenti in vista da questo punto di No, no, vista, il no? 1º gennaio questa cosa non cambia. È chiaro che questo assorbimento non è stato fatto solo verso l'arma dei carabinieri, ma ci sono anche state unità che sono state trasferite ai vigili del fuoco, alla polizia. Alcune unità appunto non hanno accettato la militarizzazione, quindi sono entrate in mobilità generale, per cui comunque abbiamo una riduzione di organico rispetto all'attuale. Per fortuna su Rimini si parla di 3 unità, quindi insomma un numero Contenuto. abbastanza limitato, sì. Però non sono previsti nuovi ingressi, nel senso che poi voi lavorerete insieme, cioè a Rimini, questo nucleo dei carabinieri che si occupa di ambiente già c'è, quindi No, no. no, non c'è, quindi non I lavorerete nuclei insieme a in loro. Emilia-Romagna sono a Bologna, che c'è il nucleo operativo ecologico dei carabinieri, che ha competenza su tutta la regione. E poi c'è a Parma invece il nucleo antifrode comunitario, che si occupa di frode nel settore agricolo, che è a Parma per tutto il nord Italia. Però è una struttura un po' diversa, insomma noi siamo più capillarmente distribuiti anche come numeri, diciamo un po' di più, insomma. Chiaro che ci sarà un periodo probabilmente di transizione anche per voi, comandante, capire che cosa succede anche, immagino, no? Cioè, forse sulla carta oggi le cose sono un po' più chiare, poi nella prassi bisognerà vedere. Sì, dai, tutto in divenire, devo dire che noi chiaramente siamo molto dispiaciuti di questo fatto perché ci va via un pezzo di vita. Eh già. Però, insomma, devo dire che l'approccio degli ufficiali, dei colleghi dell'Arma dei Carabinieri è stato molto positivo, cioè, insomma, hanno capito la situazione, stanno cercando di fare un qualcosa di equilibrato, insomma, di non troppo. Troppo importante subito, e quindi anche questo assorbimento è un assorbimento, diciamo, che finora insomma, tiene conto di questo aspetto umano, Che è importante, no? Anche il molto passaggio. importante. Ma cambierete anche la divisa? Cioè si cambiano anche i colori? Cioè noi siamo Sì, abituati. le cose che cambieranno inizialmente saranno l'uniforme, nel senso che l'uniforme che noi chiamiamo ordinaria da cerimonia, sarà quella nera dei carabinieri, mentre l'uniforme di campagna per il momento rimarrà quella tradizionale grigia con i fregi però dell'arma dei carabinieri, questo per risparmiare sulle forniture di uniformi, Esatto, insomma. perché poi si dice, no? Adesso ricordo che la genesi un po' di questo accorpamento era anche, se non ricordo male, comandante, anche un po' per ottimizzare, o mi sbaglio. Mi ricordo che ne avevamo parlato anche insieme qualche tempo fa, ce Sì, l'abbiamo dovrebbe affrontato essere più per fare volte. delle riduzioni economiche, però ho l'impressione che verranno un po' più avanti, nel senso che quando si parlerà di cercare di accorpare le sedi, di razionalizzare i presidi, ecco, in quel momento lì si faranno i primi risparmi. Ma anche perché, comandante, mi viene da dire, anche per i carabinieri, senza nulla togliere al lavoro importante dell'arma sul territorio di Rimini, dove appunto non esistono nuclei di carabinieri sull'ambiente, voi comunque resterete il punto di riferimento per tutte le emergenze ambientali. Sì, guarda, questo è l'aspetto che mi convince di più di tutta la questione, permanendo appunto il dispiacere, cioè che è indubbio che l'arma ha un patrimonio di informazioni generali su ambiente, territorio, popolazioni, eccetera, che in questo modo può essere trasferito insomma, in maniera veloce e quindi diventare una base per fare tanti tipi di attività, di valutazioni, quindi sicuramente lo scambio di informazioni e la capillarità è un aspetto molto importante, nonché anche il numero, nel senso che noi quando dobbiamo fare un'operazione un po' particolare siamo sempre in difficoltà perché abbiamo poche persone, invece in questo modo ci potremo sempre appoggiare a. Può chiamare i rinforzi? Si può Esatto, fare bravissima. così? No, Perché perché devo dire che chiamiamo i rinforzi, mi piace. già attualmente il rapporto con le altre forze di polizia è sempre stato molto 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 buono, per cui non siamo mai stati soli, ecco, anche nella nostra essere corpo forestale, soprattutto a Rimini, dove devo dire che sinergie e collaborazioni tra colleghi delle forze di polizia è sempre stato un fatto positivo e presente.